devo andare avanti. Coraggio, puoi farcela. Muoviti. Un vecchio accampamento. Ok. Devo accendere un fuoco. Dovrebbe andare. Non basterà a farmi superare la notte. Devo continuare a cercare. È abbastanza secco. Brucerà, spero. Ho ucciso da poco. Niente carne. All'accampamento. Dai, forza! I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i discendenti? Continuano a opporre resistenza. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Bene. La Trinità confida in voi. La Trinità. Servirà un arco più resistente. Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe in questo inferno di neve. Spero solo che Jonah stia bene. Che abbia trovato la strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Questo è il mio cammino. Solo mio.
Oggi ho saputo che i fondi per la ricerca universitaria verranno di nuovo tagliati. Diventa sempre più difficile continuare. Vengo costantemente deriso dalle persone che una volta consideravo colleghi e amici. Non sanno nulla. C'è una verità dietro ogni leggenda. Le storie di tutte le culture parlano una lingua universale e indicano una possibilità sorprendente. Figlio, Lord... Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la... Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni, i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo.
I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino... Sono delle rovine, opera dei mongoli. La Trinità. Sono qui. Comando, mi ricevete? Oh, merda! Oh, merda. Che diavolo era quello? Una corona di uno dei principi di Kiev. Come ha fatto ad arrivare qui? Qualcuno la indossava quando è stato ucciso. Ugh.
Rispondete. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima comunicazione era disturbato. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Solo un attimo, tesoro, devo rispondere. Devo fasciare questa ferita. Queste foglie dovrebbero fermare l'emorragia. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Una struttura abbandonata dai tempi della guerra. Che diavolo ci fanno prendere di ciò? Ora va meglio. Altre rovine mongole. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. Quelli sono funghi velenosi. Fanno proprio al caso mio. Thank you.
Potrei ricavare qualcosa di utile da questa roba. Dovrei tornare all'accampamento e provare. Riposarmi. Ho freddo. Sono stanca. No, ascoltami tu. Questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando dopo tutto quello che ho fatto. Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura. Ci sono quasi là. Sto scoprendo qualcosa di importante. Un giorno capirai. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. Sofia, non fermarti. Forza, ce li abbiamo! Vai! Vai! Eliminatela! C'è un altro accampamento qui. Braci ancora calde. Comanda, ci sparpagliamo per ritrovare le tracce. Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è ritrovare... Thank you.
sente la voce. I nativi hanno piazzato trappole nelle radure. Le hanno preparate per noi. Ci stanno braccando, cazzo. Non si stavano ritirando, era tutta una finta. Attaccati alla radio e vedi di contattare la base. L'ultima cosa che sappiamo è che erano sotto attacco, poi più niente. E pochi minuti prima i nativi ci avevano assaltati fuori dalle... Poi si sono ritirati, hanno lasciato la base, ma è stata tutta una messa in scena ben coordinata. Vogliono dividerci. Gli informatori non hanno capito un cazzo. Questi non sono poveri contadini. Già, è di guerriglia. Appena ci hanno visti, sapevano di dover fottere le comunicazioni. Cazzo. Dovremo usare i protocolli antisommossa e non rientreremo nei tempi previsti. Non piacerà a costo, ma è sempre meglio che farci ammazzare nel futuro. Un'iscrizione mongola. Difficile decifrarla. Ormai siamo quasi pronti. Sono arrivato in Siberia con quelli del primo volo per ripulire la vecchia base sovietica. Ora arriva nuova gente in continuazione. Konstantin ha fatto un discorso ai nuovi venuti e sono rimasto a sentire. Lo ascolterei per ore. Le sue parole mi piacevano anche prima, quando non ero credente. Ma ora è diverso. Ora ho capito che non sono solo parole, sono la verità.
tutte le squadre. State in guardia. I nativi hanno imbottito il bosco di trappole. È troppo stretto per combattere. Meglio attirarlo fuori. Ho guadagnato tempo. Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo un sentiero tortuoso intorno ai confini dell'Impero d'Oriente. Non so dove siano diretti e credo che neanche loro lo sappiano. Ma sanno che non gli daremo pace finché non avremo eliminato la sua eresia.
La gente comune delle terre di confine gli ha dato riparo. Ed è strano che nessuno di quelli che l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono in silenzio, persino quando li minaccio con la violenza della Trinità o gli punto la lama. Sarà gelida. Una punta di freccia intagliata nell'osso. La fattura sembra mongola. Questa era una freccia fischiante. Gli arcieri mongoli le lanciavano sui nemici per spaventarli e confonderli. Paisa, una specie di lascia passare. Chiunque l'avesse era autorizzato a parlare per conto dell'impero mongolo. C'è scritto: ordine dell'imperatore per volontà divina. Chiunque infranga quest'ordine sarà ritenuto colpevole di lesa maestà.
Una galea da guerra bizantina. Come diavolo è arrivata qui sotto? Ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Deve esserci qualcosa lassù. Devo trovare il modo di spaccare il ghiaccio. La Maria Adula è bloccata. La struttura si è spezzata in due a causa del ghiaccio. Non importa. Speravo di puntare i suoi cannoni contro il falso profeta. Ma continueremo a piedi. Con me ci sono sei dei migliori uomini dell'Ordine della Trinità. E abbiamo accumulato cibo e scorte, mentre i marinai morivano di fame. Non lo sanno ancora. Ma sacrificheranno la vita per la causa.
funzionato.